Cioè, certo che l'unica ragione facciamo questa serie dedicata agli animali, tipo qua siamo con Francesca e Martina. Le ragazze ci raccontano un po' dei cavalli, pony. Scrivete anche voi nei commenti quali animali vi piacciono di più. Ci raccontate un po' dei vostri cavalli, cosa c'è? Allora, come animale? Anch'io non conosco cavalli, pony. Lei è una pony francese che si chiama Upsilon Saint Roque, però la puoi chiamare anche Upsi. Ha 10 anni, è una baia chiara. C'è anche il cagnolino che non ha paura di cavallo. No. Allora non dà calcio, non morde? No. Perché noi non conosciamo niente di cavallo. Però cosa gli piace mangiare? Lo zucchero, le carote, le zullette di zucchero, quelle cose. Lo zucchero, lo sapevo. E i biscottini. Perché vuole le carote? Sai che il tuo cane ha appena pisciato sulle carote? Mezzo! E la prima! Ciao! Stai calma! Sono così grande! Chia? Francesca guida! Francesca guida, io sono mai messo sul cuore. Ma che io... Facciamo un salto per terra! Sì! A farti coccolare da me. No! Ciao! Il cuorino un pochissimo. Mi gioco altri signori, io! Un bisogno! Allora Francesca, gli fai provare il tuo cavallo? Ti fidi di Nikita? Aspetta, ti faccio mettere quello di Mar... Papà, mi faccio mettere quello di Martina. Niente, mi sta solo strangolando, però. Vabbè. Fermo. Mi sto un po' piccolo, papi. Vibra troppo per me. Vibra troppo. Com'è, Nikita? Com'è sensazione andare? È stranissimo, sembra che c'è un terremoto. Amore, te l'ha toccato solo così. Amore. Racconta allora Francesco come bisogna curare un cavallo. Ma poi li capisci quando gli parli, riconosci. Allora, te sei ansia, lui ti sente te e viene l'ansia a lui e inizia a sgruppare. Cosa mangiano cavalli? Come si danno? Così, Nikita? No, così, si può così e così, guarda. Così. Nikita. Sì, bello. E aspettate che ragazzi mettono queste. Frulla poi. I cavalli mangiano. Allora, il mangime, le carote, lo zucchero. Zucchero? Sì. Tutti possono avere un cavallo, ma bisogna avere una pazienza. Bisogna avere. Mi spavento. Perché ma quando ti guarda così è un po' spaventoso. E tutti i giorni che bisogna curare un cavallo, com'è? Sì. Cosa tu fai con un cavallo? Lo spazzolo, cosa fai? Devi allenarlo. Vieni che te la porto io. Allora prendi la sella te. Ok. Quella marrone, prendila. Ok. Ok, vai. Vai, prendi, vieni con me. Nikita va bene. A me piace molto il muso, che è così morbido. E gli occhi. Ok. Franci, ma dopo un po' gliela rasa la... Quando è troppo lunga, questa gliela taglia un pochettino. No, tipo quando diventa lunga così la taglia. Non è che diventa lunga così, E dopo un po' cresce. E riconosce il suo nome, cavallo? Sì, i denti possono variare, puoi anche conoscere dai denti il numero di anni che ha. Vediamo. Upsilon. Infatti lui ha i denti diversi da lei. Vediamo che denti ha. Voi li pulite i denti a cavalli? C'è anche il dentista dei cavalli. Davvero? Sì. Addirittura? E voi una volta all'anno si fa almeno. Fanno pulizia dei denti o fanno? Pulizia dei denti. I maschi hanno anche un canino
e lo, le femmine no. Ma questo ce l'ha un canino, guarda, guarda che li hanno. Si può toccare? No, non toccare. Da coccole? No, si sta grattando. Posso provare? No, si sta grattando lui. Posso grattarlo? Vai, mettiti. Prova. Un bel massaggio. Questo è pedicure. Questo serve per idratare anche i piedi. Quando non li hanno pulito i piedi dopo al paddock, si incolla tutta la sabbia e rischi di farli male. Quindi bisogna fare piano. Si vede come fai piano. Prova Nikita, vuoi anche tu il cavallo? Forse. Non lo so. Mi fa un po' paura. È un po' impegnativo, eh. Ma te lo lascio proprio. Devi lavorare qui per tenere il cavallo. Ma tu io il grasso, Franci. Sì, mettilo. Allora questa è tua migliore amica, la vedi tutti i giorni qua. Sì, e anche la Perrin, l'altra mia pony, però è andata in gara oggi. Guarda che ti guarda, malissimo, cosa mi sta facendo questo? Comunque il cavallo è un animale impegnativo, perciò chi vuole prendere un cavallo deve pensare che è un bel impegno questo qua, vero Francesca? Devi andare tutti i giorni. Tutti i giorni bisogna... Franci, andare da lui. Andare dal cavallo. Andare dal cavallo. Bel impegno anche per genitori. Infatti volevo dirlo io. Ma Rita, vieni qua per aiutarmi a slacciare il nodo. Slaccia questo. A cosa serve Franci il sale? Sale gli serve quando lo lecca. Sì. Sì. Sembrava un topo. Ciao a tutti, Calnicta, mettete like e iscrivetevi al Calnicta, ciao ciao. Ciao.